L'indifferenza e l'ostilità rendono ciechi e sordi, ci impediscono di vedere i fratelli e non ci permettono di riconoscere in essi il Signore. Così Papa Francesco, rivolgendosi ai fedeli giunti in piazza San Pietro per l'udienza generale, commentando la parabola del cieco che riottiene la vista da Gesù durante la sua visita a Gerico. Proseguendo il ciclo di udienze giubilari sulla misericordia, il pontefice ha ricordato l'emarginazione del cieco che giace a terra a chiedere l'elemosina mentre la gente passa indaffarata lasciandolo nella solitudine, così come avviene al giorno d'oggi con i migranti e con i profughi. All'arrivo di Gesù la folla si anima e anche il cieco lo avverte, quasi con gli occhi della fede. Così Gesù si inchina sul cieco e si pone al suo servizio come un servitore, esaudendo il desiderio di ridargli la vista. Nel dargli attenzione, Gesù ha tolto il cieco dai margini della strada e della società, obbligando tutti a prendere coscienza che il buon annuncio implica porre al centro della propria strada colui che ne era escluso. Per questo il racconto termina riferendo che il cieco cominciò a seguirlo glorificando Dio. Si fa discepolo. Si incammina dietro al Signore ed entrando a far parte della sua comunità. Colui che volevano far tacere adesso testimonia ad alta voce il suo incontro con Gesù di Nazaret. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Avviene un secondo miracolo. Ciò che è accaduto al cieco fa sì che anche la gente finalmente veda.